C'era un tempo in cui addentrarsi nei servizi dell'amministrazione pubblica era una vera giungla fatta di attese e moduli prestampati. Oggi, in un mondo iperconnesso, grazie alla trasformazione digitale, possiamo fruire di innumerevoli opportunità direttamente online. Per farlo, ognuno di noi, cittadini, imprese e professionisti, deve avere la propria identità digitale. Un'identità fatta di alcuni fondamentali strumenti. Le credenziali SPID, che permettono l'accesso in sicurezza a tutti i servizi online della pubblica amministrazione a livello locale e nazionale. Il domicilio digitale, ovvero una posta elettronica certificata, che consente lo scambio sicuro di comunicazioni con la pubblica amministrazione, come una raccomandata. La firma digitale, per sottoscrivere i documenti senza bisogno di muoversi e senza carta. Strumenti introdotti di recente, che non tutti conoscono, ma ormai indispensabili. La trasformazione digitale chiede a ogni amministrazione di integrare i propri sistemi informatici con le piattaforme nazionali che consentono il dialogo fra gli enti ai diversi livelli, da quello locale a quello europeo. Il Comune di Modena è integrato con tutte le principali piattaforme che permettono l'accesso ai servizi online. Ad oggi, il 70% dei documenti del Comune di Modena è nativo digitale, niente carta, più efficienza e sostenibilità. Ma perché tutto funzioni, servono anche le infrastrutture per la connessione digitale. A Modena abbiamo una solida infrastruttura fatta di fibra ottica che collega 48 sedi pubbliche, 47 plessi scolastici e le principali aree produttive. C'è una rete Wi-Fi con 145 punti pubblici ad accesso libero e gratuito in 67 luoghi strategici della città. In pratica, un punto Wi-Fi ogni 1280 abitanti. Su queste reti si appoggia il sistema di videosorveglianza del territorio, dotato di 251 telecamere monitorate costantemente dalle forze dell'ordine. Su questa infrastruttura viaggiano innumerevoli dati, frutto delle interazioni tra cittadino e amministrazioni pubbliche e sempre di più prodotti da sensori distribuiti in tutta la città. Sono dati importanti per la gestione della Smart City e per la programmazione delle politiche pubbliche e costituiscono la base indispensabile per le applicazioni di intelligenza artificiale del futuro. I dati pubblici hanno un grande valore e Modena sta realizzando il nuovo data center che garantirà alti livelli di protezione, economia di scala e la riduzione dell'impatto energetico. La trasformazione digitale è già in atto. A Modena ci sono le condizioni per poterne cogliere tutti i vantaggi. Essere informati e vedere le opportunità disponibili è oggi indispensabile per essere cittadini digitali consapevoli.